i meriti di quello che stiamo facendo non sono solo miei o della Lega, ma devo ringraziare anche gli alleati dei 5 Stelle con cui stiamo governando questo paese, perché le cose si fanno in due e quello che è giusto, nel bene e nel male. Certo, su alcuni temi la vediamo in maniera diversa, ad esempio sulle infrastrutture, sulle strade, le autostrade, i porti, gli aeroporti, le ferrovie, io sono per i sì. L'Italia ha bisogno di sbloccare cantieri, di costruire, di scavare, di lavorare, di collegarsi col resto d'Europa. La Basilicata non può rimanere prigioniera dei monti e dei mari. E l'alta velocità fa un altro giro, ce lo diciamo sottovoce.